come sono partiti questi saldi prima giornata? Bene, sono veramente contento dell'inizio dei saldi. Che cosa chiedono maggiormente i clienti? Di tutto, dalle maglie, maggiormente maglie e camicie, poi stanno andando bene anche con i giacconi. Una cosa utile, un paio di scarpe, un maglione. Vestiti sicuramente, approfittando dei saldi, giubbini, quello che occorre insomma. Prima giornata di saldi con una partenza che si annuncia positiva. Molte le persone che stamattina erano davanti alle vetrine dei negozi, da questo primo assaggio di sconti invernali pare non vengano deluse le aspettative di alcune associazioni di categoria. La stima è stata di un aumento nelle vendite di circa il 10% per quanto riguarda il segmento dei saldi. L'Abruzzo oggi, allineato con la stragrande maggioranza delle regioni d'Italia, si appresta a celebrare questa prima giornata dei saldi che non hanno più il significato che avevano fino a qualche anno fa, ma che comunque rimane un momento importante sia per l'economia sia per i commercianti, ma anche e soprattutto per i consumatori. Abbiamo stimato 304 euro di spesa pro capite a famiglia per il settore della moda e 133 euro a persona. Ripeto, con un aumento del 10% sulle vendite. Che cosa hai intenzione di comprare oggi che è la prima giornata dei saldi? Sicuramente qualche borsa, infatti sto guardando la vetrina di questo negozio perché amo le borse e quindi sicuramente qualcosa in saldo per quanto riguarda insomma questo campo. Un periodo considerato molto favorevole per gli sconti invernali che per così dire cavalca l'onda dei desideri in parte soddisfatti da qualche regalo trovato sotto l'albero. C'è sicuramente interesse perché questi saldi a ridosso delle festività hanno un pochino procrastinato gli acquisti a questa giornata e favorendo nel periodo natalizio magari più i prodotti enogastronomici, quindi abbiamo registrato un interesse soddisfacente.